Ciao a te, bentornato su Marvel Spider-Man 2. Mi vado a impiccare contro un palazzo perché è bello così. Dunque, devo. Intanto andiamo ad aprire sta cassa. Quindi, riassunto degli episodi precedenti, abbiamo salvato Tombstone dal qualcosa. Salve gente, novità Scusate. dal processo del secolo. Tenicast. Il popolo di New York contro Norman Osborn. Ah, addirittura. Ricordate il respiro del diavolo? E di come un paio di anni fa il sindaco Norman sia stato indirettamente responsabile dell'avvelenamento della città? Beh, i suoi avvocati continuano a rallentare la macchina della giustizia. La mia fonte in aula ha detto che presentano mozioni pretestuose per prendere tempo. Amici legali, scusatemi, ma a volte tocca dirlo. Maledetti azzeccagarbugli. Ci Addirittura. sentiamo alla prossima, ragazzi. Non scordiamo. Ah, strano. Strano che non c'è nessuno e non scordatevi di prendere le pillole o cose varie. Dunque, sì, è giunto il momento di affrontare Mysterio. Andiamo prima qua, su, su, su. Proveremo a fare tutto ciò che riguarda la run di Mysterio adesso. Sembra uno di quei Mysterium di Beck. Credevo avessero deciso di chiudere. Ciao Ciccio. Poi team back. Serve aiuto? Il Mysterium è stato infettato da un virus di qualche tipo. E ha Addirittura. intrappolato qualcuno. Chi è Se intrappolato? esegui la condizione di Breakpoint, il sistema dovrebbe riavviarsi. Cerca solo di non farti male. Come potrei farmi male se è solo un'illusione? Questo, amico mio, è ciò che stiamo per scoprire. Quentin Beck. Oh, ok. Ah. Sì. Ciao, Ciccio. Mysterio. Vuoi fare l'eroe? Ciao Ciccio. Quello è Spider-Man! Aiuto! Ma che cavolo? Non temere, ti troverò! Ah, devo sconfiggere 30 nemici? Spider-Man, cosa vedi lì dentro? Un gruppo di ceffi, incluso Mysterio! So che sembra strano, ma io e Paul crediamo che quel Mysterio sia stato creato da chiunque abbia corrotto i misteri. Qualcuno cerca di incastrarmi usando le illusioni per torturare. Se sconfiggi queste anomalie, forse riusciremo a salvare questa. Oh, E cavolo. più ti dimostri efficace nella sfida con le anomalie, più sarà facile per noi capire cos'è andato storto. Devo debuggare il codice affrontando questi tizi dalla testa verde? A quanto Ok! pare. Boom. Boom. Ciccio. Perché ce l'ho fatto? fatta? Oh! Questa volta ce l'hai fatta! Ma io non mi arrendo! Bravo! È stato un incubo! L'incubo è finito. Ora sei al sicuro. Notevole! Ora capisco perché ti chiamano supereroe. Ok, era piuttosto facilino tutto questo. Ciao Ciccio, tu resta dentro perché sì. Dov'è? Dov'è? Mysterio? Oh, hai trovato uno dei nostri diari di sviluppo? Era un progetto di Ben. Purtroppo ci sono altre persone chiuse nei Mysterium in giro per la città. Dobbiamo trovare il responsabile e consegnarlo alla giustizia.
Questa storia dei Mysterium non mi convince. Ma se ci sono ostaggi in trappola, devo aiutarli e capire cosa sta succedendo davvero. Mi pare pure giusto. Diamo un'occhiata però. Collezioni. Diario di sviluppo del Mysterium. Diario di sviluppo Mysterium 1. Per prima cosa, serve una presentazione per gli investitori. Cole, stai registrando, sì? Sì, esatto. Okay. Non capisco perché dobbiamo registrare tutto. Perché tutti noi un giorno diventeremo famosi e i nostri fan vorranno conoscere tutti i segreti del dietro le quinte. Mi pare giusto. D'accordo. Per la presentazione potrei creare un'illusione prototipo fuori di testa. Bella idea. E ricordiamoci che dobbiamo trovare un nome per le nostre attrazioni. Perché? Che ne dite di Mysterium? No. Non useremo il nome Mysterium, non se ne parla assolutamente. Che ti piaccia o no, la gente continuerà a chiamarti Mysterio. Ma io non sono più Mysterio. Sono Quentin Beck, il grande illusionista. Beck non voleva più essere un criminale. Buon per lui. Ok. Mi pare pure giusto. Altro Mysterium. Che mi sa tanto che questo deve essere una cosa lunghetta da fare. Non ho neanche idea se riuscirò a farlo tutto in un video. Visto che se sono così facili come quello di prima, sì, potrei tranquillamente farcela. Ok. Avanti. Sto facendo. Abbraccio a sorpresa? Ok, ciao Mysterio. Sconfiggi tutti i nemici. Benvenuto nel mio Mysterio. Perché? Qualcuno mi aiuti! Ciao Ciccio. Ok, ripeto. Resta dove sei. Ti troverò! Forse fuori sei un eroe! Ma qui sei un criminale! Notizia flash, per alcuni sono un criminale in ogni caso. Ok, Miles, ricorda, sono tutte illusioni. Anche il falso Mysterio. Ok. Ehi! Questa illusione è un'illusione. L'illusione è un'illusione. Ma che diavolo? Cos'è successo? Vuoi sopravvivere? Prima dovrai salire fino a con me. Ah. Impossibile. Ora pensiamo agli altri. Questa però non sembra un'illusione. Come cavolo fanno? Oh, caspita, Mysterio. Dove sei? Ok. Dov'è Mysterio? Qua. Ok, devo togliere di mezzo gli altri. Dai. Ok, ultimo. No, porca. Ok, ciao. Credevo che sarei morto. A quanto pare no. Cerca di calmarti.
Ok, secondo diario di sviluppo. Ok, passiamo all'immagine. Dobbiamo convincere gli investitori che non sei più il criminale di un tempo. Ho scontato la mia pena. Non è sufficiente? Purtroppo no. Parliamo delle tue origini. Cosa ti ha spinto a diventare Mysterio in primo luogo? Io... È proprio necessario? Se vuoi avere successo, sì. Beh, io direi che è stato il mio ego. Tutti abbiamo un ego. Non come il mio. L'ex super criminale ha un ego enorme. Ma va? Ti parello. Ok. Terzo misterio. I cacciatori tramano qualcosa su quel tetto. Io me ne prego. Ok. Ennesima misteriata. Sono un maestro dell'illusione. Bravo. Colpo di grazia sui nemici. Spider-Man? Che cos'è? Aiuto! Ah, sei colpi di grazia. Wow. Ciccio è uno. È due. Ok. Sei andato bene finora. Ma saprai colpire su ciò che non vedi? Sarà un'illusione, ma il tuo errore è reale. Wow. È quattro. Non puoi salvare nessuno se non salvi te stesso. Oh, e cinque. Peccato per 8 secondi. Come? È tutto che finito. Te prega. Oh, grazie al cielo. Ora sei al sicuro. Grazie. Ok, terzo registro. Ah. Ho un... Sì, ho capito, hai un nuovo registro. Perché registri anche il nostro pranzo? Pensavo che i fan vorranno sapere di te e di come hai conosciuto Quentin.
Da piccoli eravamo vicini di casa. Ogni tanto giocavamo insieme. Ma poi lui ha cambiato scuola. Era decisamente più avanti rispetto a noi bambini normali. La cosa non mi meraviglia. È sempre stato così, come dire, inquietante? Cole, non... non è affatto carino. Cioè, non fraintendermi. È innocuo, credo. Ma se potessi, mi troverei un altro... Se potessi, ti troveresti un altro lavoro? Eh? Eh? Ok, che facciamo? Colpisci i nemici storditi al veno, guarda abilità, qua, va bene. E poi le abilità Venom liberano nubi, che ripristinano la tua energia, ricaricano le tue abilità e stordiscono i nemici e le nubi, tu, va bene, così. Mani basse. Tecnologia costumi. Salute, concentrazione, questo mi piace di più. Aggiungendo una terza barra di concentrazione, incrementando le opportunità di curarsi per eseguire colpi di grazia. Ti voglio bene. Gadget invece? Ah sì. Boom, preso. Buon messaggio. Spider-Man, sono Betsy. Ciao, Betsy. Cole stanno esaminando i preziosissimi dati che hai raccolto e stavo pensando, quando i Mysterium torneranno a funzionare bene, che ne diresti di farci un po' di pubblicità? Gratis, naturalmente. Stiamo esaurendo i fondi e la cosa sta angosciando Quentin. Ad ogni modo, è solo un'idea. Non serve che mi richiami. Ciao. Mi dispiace, Betsy, ma siamo contrari alla spider pubblicità. Ti consiglio di rivedere il tuo business plan. Ok. Altro misterio. Io punteggio dopo la lotta contro il tempo. Odio le lotte contro il tempo. No, mi sono andato a schiantare. Malissimo, tra l'altro. Oh, è di qua. Preparati a restare ammaliato. Ma per favore, segui il colpo di grazia sui nemici di nuovo? Un momento, aspetta! Tieni duro, sto arrivando! Ok, è uno. Due. Tratti. Vabbè. Ascolta il tuo dubbio. Ascolta il tuo dubbio. Ma veramente? Ok? No, non è ok. Misterio. Forza. Il tempo stringe, Spider-Man. Ok, questo mi sa più difficilotto. E tre. Au. Aia. Di nuovo? Di nuovo.
testa. Tieni duro, sto arrivando. Ok. Non puoi salvare nessuno se non salvi te stesso. Ok, ciao, ne è uno. Dai. E due. E di nuovo ascolto il tuo dubbio. Quattro. E cinque. Credo proprio. Non sporcare di sangue il mio misterio. Forza. Dai, sbrigati. Dai, dai. Fatto. Tempo scaduto. Come tempo scaduto? No. A dopo. Un momento, aspetta. Dai, ma pensavo che fosse a 5. Tieni duro, sto arrivando. Che tempo non è come tu, ok, forza, forza. Questa è l'ultima live in caso. Ok, questo è piuttosto semplice. Ti aspettavo di più dal grande Spider-Man. Porca. Fare cosa? Ok, è tre. Okay.
Ok, è 4. Forza. Il tempo stringe, Spider-Man! Perché sono scemo? Finito. No! Non ci credo, sono fuori! Va tutto bene, sei al sicuro. Ma vaffanculo! Via, via, tu stai là se vuoi. Un altro diario di sviluppo misterio. Brutte notizie. La presentazione non è piaciuta. A chi? A tutti. Ah, idioti! Non capiscono che questo è il futuro dell'intrattenimento. Oh, sono interessati al prodotto, ma non all'autore. Intendi a me, all'avanzo di galera? Proviamo un cambio di strategia. Abbiamo per le mani un prodotto incredibile, ce la faremo. Prima o poi. Mi dispiace per Beck. Deve essere dura liberarsi della cattiva fama. In effetti, Quentin Beck è prigioniero della sua reputazione. Ok. Qua non posso. Qua sì, però. Al contrario. Questa è più di un'illusione. Addirittura. Non farti colpire. Poi non la far, ce la farò mai. Preparati alla violenza. Fatemi uscire! Questo è il piano. Guarda a sinistra e a destra. Sì, è già il primo l'ho preso. Solo un'illusione. Sembra così reale. E il secondo l'ho preso pure, e il terzo pure. Ciao. Direi magari mi faccio colpire di nuovo e lo rifaccio. Fatemi uscire! Sì, ho capito. Non farti colpire. Guarda a sinistra e a destra prima di attraversare. So che è solo un'illusione. Sembra così reale. Ti hanno fatto male, vero? Ok, 7 su 20. Ok, vabbè, ciaone proprio. Però ci siamo. Mi serve solo un minuto. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Peccato. Sei al sicuro. Ho fatto schifo. Per fortuna però c'ho ancora l'ennesimo diario di sviluppo. Tutti qui, ho buone notizie. Finalmente. Abbiamo ottenuto i fondi. Finalmente. Chi è l'investitore?
Io ho ottenuto un prestito. I termini non sono allettanti, ma almeno è stato approvato. Betsy, mi lusinga che tu riponga tanta fiducia in me, ma... Non solo in te, Quentin, ma in tutti noi. Sono assolutamente convinta che il nostro progetto sarà un vero successo. Betsy ha puntato tutto su Beck. Crede davvero in lui. Gioia. Un altro messaggio di Betsy. Un altro messaggio. Ciao Spider-Man, sempre io, Betsy. Sono qui con Cole mentre Quentin è andato a concentrarsi sul suo lavoro. Già, è andato a fare le bizze altrove. Dovrebbe farsi vedere da qualcuno. Sì, ecco, sto cercando di farlo aiutare. Siamo tutti e tre un po' stressati. Per questo vorrei chiederti di accelerare il lavoro sui Mysterium. Prima risolviamo il problema, prima Quentin tornerà a essere la persona amabile e brillante di prima. Beck la sta prendendo male. Vabbè. Mi dispiace per lui. Ti credo. Wow. Questa è più di un'illusione. Addirittura. Non farti colpire di nuovo. Oh, come faccio? Preparati alla violenza. Ma perché mi devo preparare alla violenza? Fatemi uscire. Ciao Ciccio. Lascia fare a me. Muoviti in fretta, Spider-Man. Tu sei finito. Schiviamo i colpi. Ok, questo è andato. Oh oh, Mysterio è tornato. Non puoi sfuggirmi. Ok. Ok, non mi hanno colpito finora. Ok. Mi hanno già colpito. Ok, secondo round fatto. Terzo round. Che c'è questa volta? Puoi vedere la realtà, solo sentirla. Solo sentirla. Profondo. Ho capito, ma... Ok. No, perché sono pirla? Sconfiggere Mysterio. Via. Ok, forza. Adesso riesco a prendere la medaglia d'argento. E quello era. Wow. Grazie. Va tutto bene. Respira, cerca di rilassarti. Respira, mi raccomando. Visualizziamo l'ennesimo. Quentin, devo parlarti. Come puoi vedere, sono occupato. Sento che stai provando delle forti emozioni. Ma no. Sai, in prigione si impara molto sulle emozioni. Soprattutto a controllarle. So che la questione dei Mysterium non ti va giù, Quentin. Ma devi riuscire a fartene una ragione. Il nome Mysterio è commercializzabile, Quentin Beck invece no. Senza Quentin Beck non avreste nulla da vendere. Quindi siete voi a dovervi fare una ragione di me e delle mie emozioni. Sembra ci sia qualche scintilla tra Betsy e Beck. Pare che
Beck stia per tornare nei panni di Mysterio, quindi. Ok. No, qua. Su. Da quella parte, sbaglio. A identificare contro una macchina. Non hai il coraggio? Che vuoi tu? Lancia i nemici nel vuoto? Aiuto! Non posso muovermi! Come lancia i nemici nel vuoto? La gravità è sulla mia. Le illusioni sono... Si debba lanciarli nel vuoto. Non puoi sfuggire. Però mai Albert Point se non mi lancio il treno. Out. Posso muovermi! Ti libererò in un lampo! La gravità è sulla alleata! E le illusioni sono... Sembra che debba lanciarli nel vuoto. In arriva. Ma no, di là! Non puoi salvare nessuno se non salvi te stesso. Mai al breakpoint se mi lancio il treno. Ok. Sta funzionando. Devo spingerli giù oltre. Illusione,
sporcare di sangue il mio mistero. No, non ce la farò mai e poi mai. Un regalo. Non lui, porca! Vabbè, stare qua. Porca la miseria! Ok. Oh mio Dio. Ora sei al sicuro. Ok. Dovuto farla. Betsy ha chiamato di nuovo. Ancora Betsy. Sentiamo cosa dice. Ciao Spider-Man. Volevo solo dirti che Quentin ha consentito a seguire degli incontri sotto il monitoraggio del tribunale. Lo aiuteranno ad affrontare il post-carcere. Alleluia. Cole, un po' di rispetto. Ne ha passate tante. Scusa, sono solo contenta che si faccia aiutare, ecco. Comunque, Quentin mi ha chiesto di dirti che pensa di essere vicino all'identificazione del problema. Ok. Continua così, Spider-Man. Yahoo. Il counseling è un bene per Beck. Tutti abbiamo bisogno di aiuto a volte. Wow, però andiamo a guardare. No, dove siamo? Qua. L'altro. Perché eravamo arrivati al punto che hanno fatto il prestito, ma Quentin non approva. Cole, sanguini. Sì, lo so. Ma che diavolo? A me non sembra niente di grave. Aspetta, queste illusioni sono solo illusioni, vero? Ho un dente scheggiato! Oh, le illusioni sono innocue. A meno che qualcuno non faccia qualcosa che non dovrebbe fare. Vero, Cole? Ah, non guardarmi così. Io non ho fatto niente. In tal caso, questo sì che è un mistero. Quello di Cole è stato un incidente. O Beck l'ha fatto di proposito perché era stanco di usare il nome Misterio. Potrebbe essere, sapete? Bene, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo video dove termineremo questi Mysterium. Ciao!